com'è andata? Abbastanza bene, spero tutto a posto. Ci ti sono piaciute? Sì, l'analisi del testo era su Quasimodo, io ho fatto quella, poi si spaziava molto per quanto riguarda i saggi brevi, quindi si potevano fare. È abbastanza semplice, era abbastanza tranquilla, sia l'analisi del testo, che magari era Quasimodo, non tutti l'avevamo fatta, solamente che comunque sia, erano comunque simbolisti, D'Annunzio, Pascoli, comunque riuscivi a buttarcela dentro. Beh, era abbastanza facile, comunque non era richieste cose troppo difficili, anche l'analisi del testo. Era comunque un autore che si fa al liceo come Quasimodo, però io ho fatto il saggio breve sul Dono e era abbastanza semplice, niente di che comunque. Sì, abbastanza fattibili, pensavo peggio, invece buone, buone. E io personalmente ho scelto il saggio breve e il primo argomento, quindi il Dono, e sono riuscito bene o male a usare tutti i testi che ci hanno fornito e a commentarlo anche personalmente, quindi spero che se ne andrà bene. Pensavo fosse peggio, anzi fin troppo tranquilla sono stata. Bene, come mi aspettavo. Tu hai sentito fra i tuoi compagni quali sono le tracce che sono andate? E molto il saggio breve sul Dono e violenza e non violenza tra i miei compagni. Poi in pochi l'analisi del testo. Allora, in classe mia i 10 hanno scelto l'analisi del testo e la maggior parte ha scelto il saggio breve. Ti sono sembrate tracce di qualità, si poteva spaziare, fare bei discorsi lunghi? Sulla tecnologia abbastanza, c'erano tanti riferimenti a tante persone, io ho usato pure Steve Jobs perché mi pareva giusto elogiarlo, però c'erano pure i Doni, il saggio per i Doni, che pure quello era tosto, però se si poteva fare veniva bene. No, per niente. Quest'anno non mi sono piaciute per niente le tracce. Beh, sì, cioè, a parte l'analisi del testo, che uno doveva avere la definizione appunto del testo, doveva capirlo. Le altre tracce, soprattutto i saggi brevi, potevano essere raggirati, quindi uno poteva benissimo farli quasi tutti. Senti, più preoccupante questa prova o quella di domani? Quella di domani, parecchio più preoccupante. Domani, assolutamente domani. Domani, assolutamente domani, matematica è la prova con cui si inizia veramente l'esame. Domani, no, domani sarà un delirio. Più questa, matematica è la mia materia preferita, quindi quella è... Domani, assolutamente. La terza prova è quella che mette più paura. Ma io sono tranquilla perché a matematica me la cavicchio. E adesso vai a casa e studio e ti riposi. Ma se sa, tanto stiamo da me, a casa da me, però non si sa se sei studio oppure no, cioè dipende da come ci gira. E mi rivedo l'ultima cosa di matematica e poi la gioco a basket. E oggi pomeriggio l'ultima tranche di matematica, poi cioè dopo una certa basta. No, oggi a casa riposarsi, partita alle 6 e poi si studia. Studiare, per forza. Grazie.